Manca ancora qualche punto per la matematica certezza, aspettiamo la partita di sabato che vogliamo archiviare subito il discorso salvezza. Faccio i complimenti anche a Pescara che il primo tempo abbiamo tenuto la partita in equilibrio, molto pericoloso nelle ripartenze, Pillon aveva impostato forse la partita così, però il secondo tempo poi è uscita fuori la rabbia, la forza dell'Ascoli e alla fine abbiamo portato a casa i 3 punti. Che significato ha questa vittoria, la prima vittoria del 2019, arrivata in una gara molto sentita dai tifosi con il Pescara? È molto importante vincere, tra parentesi, una specie di derby. Mancava la vittoria un po' per sfortuna da parecchie giornate, eravamo riusciti a farlo fuori casa un paio di volte, però vincere al Del Duca ha il suo fascino e soprattutto il rispetto per i tifosi a cui dobbiamo tantissimo. Presidente, a noi ci avrebbe fatto piacere ascoltare anche l'opinione di Vivarini, rispettiamo, anche se noi in generale non condividiamo mai i silenzi stampa. Le chiedo se Vivarini farà parte di questo progetto anche in futuro. Vivarini è l'allenatore dell'Ascoli Calcio e sicuramente seguiremo con Vivarini. Abbiamo saputo proteggere in tempi burrascosi, lo faremo anche in futuro. Diamo questo scoop, Vivarini continuerà con l'Ascoli. Possiamo dire, Presidente, che dopo quella partita incredibile di Lecce forse è scattato qualcosa nella testa dei giocatori? Quando si tocca il fondo si può solo risalire. Avete avuto la forza di pareggiare con il Benevento dopo essere andati in vantaggio per 2-0, vincere a Padova e oggi battere il Pescara? Sì. Quella è una partita che ha scosso gli animi di parecchie persone, oltre al calciatore, alla tifoseria, ai tecnici. Però se togliamo quella partita, forse l'Ascoli viene da una striscia di 8 partite positive tra pareggi e vittorie. Sei ripartito da Lecce con un'umiltà più forte di quella che avevamo dimostrato all'inizio del campionato, lo spirito di sacrificio, l'aiutarsi. Però questo gruppo si è visto anche oggi, a fine partita, al gol di Ciciretti, quanto è unito questo gruppo, quindi ha avuto quelle problematiche per il Lecce, però noi sapevamo che il gruppo era sano e ha saputo rispondere bene.